Toscaravone, che intese lo gronfiare dello site, se ne sagliette, chiano, chiano, con lo pede della travacca lo liette, e remorchiatosi sotto coperta, se impiccai lesto, lesto, allo tafanario dello site, servennele di supposta in forma tale, che lo spiraia da manela lo corpo, tanto che potette dincere con Petrarca, d'amor trasse inde un liquido sottile. La zita che intese la squacquarare della cagarella, l'auro, l'odore, il refrigerio e l'ombra, scedai lo marito, lo quale, visto con quale profumo aveva incensato l'idolo suo, ebbe a morire di vergogna ed a crepantare di collera. Allora, aizzatosi dallo lieto e fattosi una lavata a tutta la persona, mandai a chiamare le medici, li quali dettero la causa di sta disgrazia allo disordine dello banchetto passato. E quando fu la sera appressa, tornatosi a consigliare con i cammarieri, furono tutti da parere che s'imbracasse da buona panna per rimediare a qualche nuovo inconveniente, la quale cosa fatta si ette a corcare. Ma addormentatosi di nuovo, è tornato lo scarafone a farlo lo secondo despietto, trovai ammarrata lì bassa, per la quale cosa tornai malcontento alle compagne dicendole come lo zito si aveva fatto robare di fasciature, argine di farde e trincee di pezza. Lo solace, che sentette che si disse, vieni con me, e vedrai si su buona guastatura a schianarti la strada. Ed arrivato sopra alla faccia dello luogo, cominciai a rosicare le panne e a farle nato per tuso alla biella di chi l'altro. Logo della sede, lo scarafone le fece un'altra cura medicinale, de maniera che lo zite fece un mare di liquido topazio e l'arabi profumi affestarono lo palazzo. Per la quale cosa? Scedatesi, l'ammarbata zita, dal lume della lampa visto lo deluvio cetrino che aveva fatto diventare le lenzuola d'Olanda, mosaico di Venezia giallo ondulato, affilandosi lo naso, foglietta alla camera delle damicelle, e lo negro zita, chiamando i camerieri, si fece una lunga lamentazione della disgrazia soia che con fondamento a così scivoloso aveva cominciato a edificare le grandezze della casa soia. I familiari suoi lo comportavano, consigliandolo che stesse in cervello la terza notte, e le contarono lo conto dello malato per etare e dello medico mozzecutolo. No malato, avendosi lasciato scappare un pirata, lo medico, parlando la letterata, disse: sanitatibus, ma facendone chilo un secondo. Lo miete che replicai, ventositatibus, ma continuando la terza, issa pezzo tanto da canne di sasinitatibus. Perciò, se lo primo lavoro a mosaico fatto all'uvietto noziale si era incorpato allo disordine dello magnare, lo secondo allo stato male dello stomaco per lo quale si era scontrato lo corpo, lo terzo si imputerà a natura cacazzara e sarà cacciata a fede e a vergogna.